sempre di troppo. E poi dopo che è venuto in una scuola così compatibile. Vabbè, faccio un po' di panoramica, se no la location l'abbiamo scelta a fare. Sì, così mi trovo d'accordo, in cui siamo in modo molto corretto. Bene, dai, io direi che possiamo cominciare, poi se arrivano altre persone. Allora, buonasera a tutti, intanto grazie a tutte le persone presenti e alle persone che ci seguiranno poi, che vedranno la registrazione in diretta streaming. Per chi non mi conosce, io sono Andrea Spiller, sono candidato sindaco di Desenzano alle prossime elezioni amministrative, sostenuto dalla lista del Movimento 5 Stelle e dalla lista L'Altra Desenzano. Quella di stasera è la terza occasione, diciamo, di confronto su dei temi importanti per il territorio, ma non solo. Abbiamo fatto una serata sul tema dei giovani e il lavoro, una serata sul tema sanitario e sanità locale, e stasera parliamo di energia, in particolare di comunità energetiche rinnovabili. Un tema di cui magari non tutti conoscono i dettagli o di cosa si tratta, ma di cui si sta iniziando a parlare in modo abbastanza intenso e se ne parlerà assolutamente di più nei prossimi anni. Abbiamo la fortuna di avere quattro ospiti importanti che sicuramente hanno conoscenza e competenze in materia per raccontarci qualcosa di molto interessante. Ve li presento. Da partire da destra abbiamo il senatore Gianni Girotto, senatore del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato, che ha seguito da vicino proprio la tematica delle comunità energetiche in questi anni e che ci farà una panoramica generale su cosa sono, come funzionano e qual è la loro utilità. Abbiamo poi tre rappresentanti di tre associazioni di categoria. Abbiamo il dottor Enea Filippini di API Industria con FAPI Brescia, che rappresenta le PMI del territorio, e direttore di API Servizi, responsabile dell'area energia. Dottor Giorgio Rivetti per Conf Cooperative Brescia e il dottor Daniele Parolo, vicepresidente nazionale di CNA. A loro chiederemo qual è il loro punto di vista su questa tematica, quali sono le opportunità per i rispettivi settori e ambiti di competenza che questa nuova realtà energetica può offrire e quali sono un po' le prospettive, le loro aspettative per il futuro e che cosa stanno facendo per avvicinarsi a questo tema e sempre di più in un futuro in cui l'energia, lo stiamo vedendo in questi ultimi mesi, assumerà un ruolo sempre più determinante. La capacità di uno Stato e di una nazione come la nostra di essere il più possibile autonomo e di decidere per se stesso in tema di energia diventerà sempre più determinante. Grazie a tutti, adesso do la parola al senatore. Grazie a tutti, mi alzo così mi vedete un po' meglio. Sì, io cerco di andare veloce e mi scuso anche per la banalità di tanti dati che fornisco, ma ovviamente cerco di essere il più completo possibile. Allora, hai detto benissimo, la questione prezzo ormai la conoscono anche i sassi, abbiamo un prezzo dell'energia elevatissimo. Tra l'altro, un anno e mezzo fa era abbastanza prevedibile quello che sarebbe successo. Io riportai quello che gli esperti dissero un anno e mezzo fa quando il prezzo del petrolio andò a zero, ve lo ricorderete, per una settimana, due settimane, ci furono dei prezzi bassissimi e gli esperti dissero: attenzione, non è una bellissima notizia, perché con prezzi così bassi le multinazionali smettono di fare investimenti perché vanno in perdita e non sono remunerativi, investimenti in manutenzione e ricerca di nuovi giacimenti.
Quindi con ridotta manutenzione, ridotta ricerca di nuovi giacimenti, quando poi torneremo in situazione normale sarà un problema. Ovviamente ci sono stati tanti elementi, non solo questo. Poi c'è la questione ambientale, cioè perché dobbiamo passare alle rinnovabili? Ormai lo sapete tutti, mi scuso per la banalità, per la questione ambientale, per la questione degli sconvolgimenti climatici, però ribadiamo un dato di fatto. La situazione climatica sta peggiorando. La situazione climatica sta peggiorando. Il gap tra il percorso che dovremmo seguire e la realtà, questo gap, questa differenza, scusate, si sta allargando. Cioè non stiamo migliorando, stiamo peggiorando. Ci sono nazioni che hanno progetti su nucleare e carbone molto pesanti. Io sono mediamente confidente che molti di questi rimarranno progetti sulla carta per il semplice motivo che costano troppo, però ovviamente non ho la sfera di cristallo, non ho il futuro. Quello che posso dire è che l'anno scorso il mondo ha installato 250 gigawatt di rinnovabili, l'anno scorso, nonostante la pandemia, quindi capite che fosse stato un anno di, tra virgolette, normale, questi 250 avrebbero potuto essere, chi lo sa, il doppio. Comunque l'anno scorso ha chiuso con più 250 gigawatt di nuova potenza rinnovabile installata. Il nucleare ha chiuso con più 0,5, ripeto, contro i 250 delle rinnovabili. Quindi il mercato sa che cosa costa e cosa non costa. Detto questo, le comunità energetiche sono una parte della soluzione, ma diciamo subito una cosa molto molto importante. Qui siamo tutti scottati dalla questione 110, superbonus 110. Inutile che ci mettiamo la foglia di fico, facciamo finta di niente. Il Movimento 5 Stelle l'aveva approvata, tra l'altro io sono quello che ha presentato la mozione nel 2015, che poi è stata approvata all'unanimità nel 2016, e la risoluzione a dicembre 2019, con la quale il Parlamento ha dato mandato preciso, che se vi leggete la risoluzione dice esattamente quello che poi il Ministro Fraccaro brillantemente ha fatto, ma ricordiamoci che è il Parlamento che dà l'indirizzo politico al Governo. Quindi ci sono stati 6 anni di preparazione per arrivare a 110 e l'abbiamo ideato senza limiti nella platea dei cessionari e come numero di volte di cessioni. Poi il governo ha voluto intervenire a gamba tesa, se ne prende le responsabilità. Noi sono mesi, mesi e mesi che continuiamo a dire così non si fa. Siamo riusciti a strappare prima da 2 cessioni, adesso a 3, adesso a 4, e continuiamo a lavorare perché non siamo ancora assolutamente a posto. Quindi siamo tutti scottati dalla questione super bonus. Quindi tanti di voi, senza dirmelo, ma io lo vedo dagli sguardi, mi dicono: ma perché dovremmo fidarci di te? O meglio, perché dovremmo fidarci del Parlamento italiano, del governo italiano? Perché le comunità energetiche non sono una semplice legge italiana, sono il recepimento di una direttiva comunitaria. E quindi, come tutti i recepimenti, mica solo questo è per carità, ma come tutti i recepimenti della direttiva comunitaria, non si può peggiorare. Punto. Punto. Gli stati membri, quando recepiscono delle direttive, possono migliorarle, possono essere ancora più ambiziosi, possono fare ancora di più, benissimo, sì, ma non possono andare in peggioramento. Quindi questa è la prima cosa che spero, diciamo, interiorizzate. Le comunità energetiche sono blindate da una direttiva europea, e poiché l'Unione Europea da parecchio tempo ormai sta ripetendo come una mitraglia: rinnovabili, 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 efficienza energetica, efficienza energetica, efficienza energetica, a meno di sconvolgimenti pazzeschi, siamo qua. Premesso che tutto quello che dico lo trovate in almeno un centinaio di webinar precedenti, perché sono 2 anni che facciamo webinar, per cui ne trovate moltissimi. Poi nel mio sito ho riassunto tutti i concetti principali, i documenti, diciamo così, ufficiali. C'è anche una video animazione stile Super Quark, perché sono anch'io un figlio di Piero Angela Quark e Super Quark, quindi ho fatto una video animazione per spiegare, pare che sia venuto abbastanza benino, che cos'è una comunità energetica, come funziona. Quindi se volete farlo vedere a vostra nonna, a vostro nipotino, e mi dite che hanno capito, se mi dite che hanno capito vuol dire che ho fatto un buon lavoro, insomma, ed è comprensibile. Comunque ci sono tutti i documenti ufficiali e le spiegazioni ufficiali. Detto questo, stiamo parlando di una soluzione che è strutturale, anche questo ci tengo a ribadirlo. Non stiamo parlando delle classiche coperte corte, in cui tu scopri i piedi per coprire la testa, o viceversa, copri i piedi ma scopri la testa, perché è uno spostamento di risorse. No, qui non è uno spostamento di risorse. Primo, perché abbiamo un effetto generale che è quello delle rinnovabili. Qualsiasi fonte rinnovabile abbassa il prezzo all'ingrosso della componente energia,
questo è un dato storico, storicizzato, le rinnovabili producono a un prezzo marginale bassissimo, quindi tendono ad abbassare il pool nel prezzo unico nazionale. Secondo, il problema del dispacciamento, dello sbilanciamento. Se avessimo visto il video avreste visto una bilancia in continuo movimento. In ogni secondo noi abbiamo attaccati alla rete elettrica milioni di frigoriferi, motori elettrici, caldaie elettriche, forni, lavatrici, apparati industriali. Abbiamo ogni secondo milioni di questi apparecchi utilizzati e poi abbiamo le centrali che producono elettricità. Ora, per le leggi della fisica, dell'elettronica, queste due cose devono stare in equilibrio. Non esiste che ci sia più produzione del consumo in quel momento, o viceversa che ci sia un consumo differente rispetto alla produzione in quel momento. Non esiste. La rete ha pochi istanti per bilanciarsi. Per fare questa operazione si spendono ogni anno miliardi che sono pagati dalla bolletta di ciascuno di noi. E sono miliardi di euro, non sono centinaia di milioni, sono miliardi di euro. Ora, il fatto di spostare la produzione da delle centrali che negoziano continuamente in entrata e in uscita l'energia a delle centrali che sono, diciamo, sui tetti delle abitazioni oppure altre forme di rinnovabile, e in cui l'energia viene consumata nel giro di poche centinaia di metri, significa che questa energia non va nella rete, chiamiamola nazionale, tecnicamente rete di trasmissione, e quindi non la sbilancia. E questo è un passaggio obbligatorio che dobbiamo fare per passare dalle fossili alle rinnovabili. Non è sufficiente semplicemente chiudere 60 gigawatt di fossili, perché noi in questo momento abbiamo 60 gigawatt di potenza termoelettrica installata in Italia, e sostituirla, tra l'altro, neanche con 60, perché le fossili lavorano 8.000 ore all'anno, perché è come un motore di una macchina, la accendi, gli dai la benzina e quello lì va tutto l'anno, a parte guasti e manutenzioni, produce 8.000 ore all'anno. Una rinnovabile produce molto meno, il fotovoltaico produce di giorno quando c'è il sole, l'eolico quando tira il vento, l'idroelettrico quando c'è acqua, la geotermia già quella è decisamente più costante. Comunque diciamo che mediamente devi fare un rapporto 4 a 1, quindi se tu spegni un megawatt di fossile devi installare mediamente 4 megawatt di rinnovabile, oppure puoi scendere in questa quantità, allora installi degli accumuli, delle batterie, e quindi le batterie a quel punto lì suppliscono. Allora, detto questo, non è sufficiente appunto che noi facciamo questo spostamento, ma dobbiamo anche evitare di sbilanciare troppo la rete, perché questo ci costerebbe fisicamente, si può fare ma ci costerebbe economicamente moltissimo, e le comunità energetiche, avendo produzione e consumo nello stesso luogo, è quello che permettono di fare produzione e consumo nello stesso luogo. Potete spiegarlo a vostra nonna dicendo che le arance, finché le compriamo dalla Sicilia, devono prendere l'autostrada o il treno, farsi tutta la strada, arrivare qua e poi qua ci mangiamo le arance. Se noi improvvisamente qua coltivassimo le arance, non dovremmo più fargli fare centinaia di chilometri. Il paragone è abbastanza corretto. Detto questo, ovviamente io ci tengo a ribadire che per quanto lo strumento sia stato votato all'unanimità anche dall'opposizione, quindi proprio unanimità totale, lo strumento però è 5 stelle, perché gli emendamenti alla direttiva europea sono emendamenti di Dario Tamburrano, europarlamentare 5 stelle, punto. Se lui non avesse presentato gli emendamenti io non sarei qua, o meglio sarei qua a parlare di altro. Gli emendamenti suoi sono diventati direttiva europea. Noi cosa abbiamo fatto? In particolare il sottoscritto con un nutrito gruppo di persone che naturalmente mi fa il grosso il lavoro, poi alla fine i politici prendono le decisioni politiche, ci mettono la faccia, ma chiaramente ci vogliono i tecnici. Abbiamo recepito la direttiva a tempo di record, in 6 mesi, cioè un anno e mezzo prima della scadenza. Siamo stati i primi in Europa a recepirla. Chiaramente non potevamo immaginare che sarebbe arrivato il Covid, purtroppo quello è un imprevisto. Quindi l'abbiamo recepito a febbraio 2020, questa norma è di febbraio 2020. E quando diciamo che il Movimento 5 Stelle ha tra i principali obiettivi quello di riportare un po' di normalità nella politica, beh, noi abbiamo fatto una cosa normale, perché cosa sono le comunità energetiche se non una cosa normalissima? Cioè il fatto che ci possa essere un insieme, 4, 5, 10, 20, 50, tra cittadini, imprese, artigiani, professionisti, enti pubblici,
che si mettono assieme, costruiscono degli impianti, uno o più impianti a fonti rinnovabili e condividono l'energia. Voi mi direte, che innovazione è? Infatti è normale, ma prima era esplicitamente vietato. Prima, fino a febbraio 2020, era esplicitamente vietato. La prima conseguenza macroscopica sono i condomini. Ora, voi tutti, credo, abbiate almeno un amico, un parente, un conoscente, un collega di lavoro che ha la sua casetta, sua villetta, sua casetta e l'impiantino sul tetto. Ce ne sono 500.000 in Italia di questi piccoli impianti fotovoltaici, perché è consentito che dal tetto di casa tua ti porti l'energia dentro casa tua e la usi. I condomini, ditemi chi di voi conosce un condominio che ha un impianto condominiale sul tetto? Chi di voi lo conosce? Perché? Perché i condomini sono più stupidi? Perché ci tengono meno a portafogli? Ci tengono meno all'ambiente? No, perché era vietato. Io potevo fare l'impianto, ma con quell'impianto potevo alimentare solo l'ascensore e le luci vanno scale, basta. Tutti gli appartamenti, vietato, non è che è un'interpretazione mia, era vietato. E quindi i condomini, ancora adesso, manco ce l'hanno nell'orizzonte. Cioè manco ci pensano, perché per loro ormai è diventata una cosa, non si può fare. No, invece da febbraio 2020 si può fare, assolutamente. Solo a Pinerolo, che sarà un caso, c'è un sindaco 5 Stelle, ma questo è un caso ovviamente, ne stanno facendo 100. 20 sono già entrati in funzione, solo a Pinerolo. Ripeto, sarà un caso che il sindaco è 5 Stelle, ma chi lo sa. Quindi adesso questa è la prima cosa macroscopica, tutti i condomini possono mettersi l'impianto sul tetto, volendo potrebbero anche usare, beh, a parte le pertinenze, se hanno giardini, se hanno altre cose, ma potrebbero agganciarsi con un albergo che sta a fianco, con una scuola che sta a fianco, con altri edifici che stanno a fianco, con fabbriche che stanno a fianco e potrebbero fare la comunità, altrimenti fanno l'impianto sul loro tetto, il tetto del condominio e danno l'energia agli appartamenti, va benissimo. È chiaro che più io riesco a installare fonti rinnovabili, meglio è per tutti, perché più risparmio. Questa è la prima cosa macroscopica, ma dopodiché le comunità energetiche si fanno in qualsiasi configurazione. Quindi in un quartiere, in un borgo, in zone collinari, in zone montuose. Il PNRR mette a disposizione 2 miliardi e 200 milioni proprio per le comunità energetiche, proprio in queste zone, chiamiamole interne, perché è stato scelto come criterio che quel comune in cui fisicamente verrà costruito l'impianto deve avere meno di 5.000 abitanti. Attenzione, quando dico comune non intendo che il beneficiario, cioè chi costruisce la comunità energetica, deve per forza di cose essere un comune. No, sto dicendo come criterio geografico. Quindi le comunità energetiche possono essere fatte da un misto assolutamente a piacere tra privati normalissimi, famiglie normalissime, pensionati, famigliole, artigiani, liberi professionisti, imprese, tutti. Si fa prima a dire chi non può, per direttiva, non può essere membro, Enel, Eni, Sorgenia, Edison, cioè chi fa della produzione o stoccaggio, distribuzione e vendita di energia la propria attività principale. Può costruirti l'impianto, può farti la consulenza, può farti la manutenzione, potrebbe addirittura essere suo l'impianto e dartelo in utilizzo, ma non può essere membro della comunità energetica. Questo è proprio vietato dalla direttiva, perché la direttiva è chiarissima, qui non si fa lucro, l'obiettivo principale è il risparmio dei membri. Tra l'altro c'è un'altra norma che implicitamente mi esclude le speculazioni, e cioè il premio, perché queste comunità ricevono un incentivo di 100 euro a megawattora, lo ricevono sull'energia condivisa all'interno della comunità, non sull'energia venduta verso fuori. Cioè se io faccio un impianto, diciamo, grosso, così grosso che non riesco nemmeno a usare tutta l'energia, sarebbe uno sbaglio, perché l'energia che non autoconsumo e quindi vendo alla rete mi viene pagata il prezzo di mercato,
ma non prende l'incentivo. Non prende l'incentivo, non prende questi 100 euro a megawattora. Quindi una comunità energetica, quando il consulente, l'ingegnere, l'azienda verrà a farvi progetti, incentivi, scusate, preventivi, vi tarerà, vi conformerà la comunità in base ai vostri consumi. Inutile farla troppo grossa, o meglio, uno potrebbe anche dire, faccio dei mega impianti, li faccio più grossi, perché tanto poi sono sicuro che fra un mese mi entrano anche 3-4 soci, fra un altro mese ancora me ne entrano altri, anche perché ogni comunità è sempre aperta, quindi vuole entrare un nuovo socio, ovviamente i membri della comunità decidono di farlo entrare, e ogni comunità è sovrana al proprio interno. Non esiste un modello prestabilito con il quale si decide come si ripartiscono oneri e onori, costi e profitti. Non c'è un modello prestabilito. Ogni comunità è sovrana al proprio interno. E quindi si va dal modello, chiamiamolo condominiale, in cui probabilmente, insomma, si farà in base ai millesimi, quindi ognuno dividerà spese e ricavi in base ai millesimi, ai consumi. Comunque decide la comunità, ai modelli, diciamo, quelli solidali, in cui magari si portano dentro persone in situazioni di difficoltà e gli si dà l'energia a un prezzo ribassato, e poi c'è l'opportunità degli enti pubblici. Allora qui apriamo una grossissima parentesi, perché gli enti pubblici hanno già in pancia denaro vostro, cioè fondi pubblici, che già da anni i comuni più virtuosi utilizzano per rifare l'illuminazione pubblica, quindi con lampade a basso consumo, per i loro edifici pubblici, scuole, edifici pubblici vari, ci mettono la caldaia nuova, ci hanno messo il cappotto termico, i serramenti nuovi, tutti i progetti cosiddetti di efficientamento energetico. Benissimo, adesso da febbraio 2020 questi soldi li possono assolutamente, e infatti tanti comuni hanno fatto esattamente così, li possono usare per costruire l'impianto rinnovabile e dare l'energia ai cittadini. La prima comunità energetica, Magliano Alpi, dicembre 2020, ha fatto così, ha preso soldi pubblici, ha costruito l'impianto, un po' di energia se la prende lei e un po' la dà ai vicini all'impianto. In Sardegna ci sono interi micro paesini, 500 anime, che funzionano così. In Friuli Venezia Giulia c'è un consorzio di 15 comuni che è nato 54 anni fa. E 54 anni fa, è interessante, nacque per metanizzare quella parte di Friuli Venezia Giulia, perché 54 anni fa quello c'era da fare, metanizzare, giustissimo, come si fa a dire di no vedendo la storia di quell'epoca, non, quello era, diciamo, l'energia del futuro. Adesso, sempre con fondi pubblici, già firmato, già protocollato, già in costruzione, stanno costruendo 50 comunità energetiche su 15 comuni. Questa è, diciamo, il jolly delle comunità energetiche nel momento in cui portano dentro come membro un ente pubblico che può usare una serie di fondi pubblici. Detto questo, che sono le cose principali. Nessuno pensi di poter dire, ma stiamo aspettando l'ultimo decreto attuativo, perché anche molti giornali tirano fuori sta cosa. Sì, è vero che stiamo aspettando un decreto attuativo, ma non siamo in vacatio legis, non siamo in sospensione, non siamo senza una legge. Finché non arriverà l'ultimo decreto attuativo, che passerà dalla fase 1 alla fase 2, cioè da piccole comunità a grandi comunità, per dire, tutti i condomini possono partire, perché tutti i condomini tranquillamente sono nella stessa cabina secondaria. Adesso, termini tecnici, cabina secondaria è da media a bassa tensione, quindi sono piccole, si possono fare piccole comunità, sicuramente tutti i condomini che sono 1.200.000. E voi capite cosa significa far partire 1.200.000 cantieri per costruire energia elettrica. Vi do un dato curioso, molto interessante. Sei mesi fa parte il caro prezzi, caro bollette, in sei mesi il governo
aiuta, versa ai cittadini e aziende circa 20 miliardi. Negli ultimi 6 mesi il governo ha dato aiuti per circa 20 miliardi, che sono ovviamente sacrosanti per aiutare un po' tutti, ma sono bruciati. Sono bruciati, perché non è che con quei 20 miliardi abbiamo costruito un panificio, una strada, una ferrovia, impianti a fonti rinnovabili. No, è semplicemente il pagamento di una bolletta. Bene, casualmente quei 20 miliardi sono un terzo della potenza termoelettrica installata. Sono esattamente la quantità di fotovoltaico che abbiamo in questo momento, perché noi in questo momento abbiamo 20 gigawatt di fotovoltaico e con quei 20 miliardi abbiamo potuto costruire altrettanti 20 gigawatt, e sono casualmente anche 20 kilowatt per ogni condominio. Facciamo una media, 1.200.000 condomini, tiriamone via un po' quelli più vecchi, quelli che hanno il tetto a nord, quelli che hanno il tetto ombreggiato, facciamo cifra tonda 1 milione, 20 kilowatt per condominio, 20 gigawatt. Ecco, con questi soldi purtroppo bruciati, se, come il Movimento 5 Stelle diceva da quando è nato, avremmo potuto dare 20 kilowatt per ogni condominio e fare 20 gigawatt di potenza. Bene, detto questo, adesso speriamo che le aziende capiscano che anche per loro si apre questa fase. Importantissimo ribadire che l'incentivo si cumula, quindi 50% di detrazione fiscale si cumula, per le aziende superammortamento si cumula, aste registri che sono degli incentivi si cumulano. L'unica cosa che non si cumula è se io faccio col super bonus, cioè io la comunità energetica posso farla con il super bonus, ma siccome col super bonus io ti regalo l'impianto, viva Dio, basta, ti regalo l'impianto, quindi niente incentivo. Altrimenti, se scalo appunto al 50% o nelle imprese mi tengo il superammortamento, questi sono incentivi che si cumulano, così vale anche per i comuni. Quindi i comuni ci mettono dei fondi pubblici, ma si cumula con l'incentivo di 100 euro a megawattora. Quindi, tanto per stringere, con i prezzi così alti, che speriamo scendano, ma non scenderanno così velocemente, con prezzi così alti in 3 anni una comunità energetica si ripaga. L'incentivo ne dura 20, l'impianto ne dura 20. Se torniamo a prezzi normali, passiamo a 8 anni di tempo di ammortamento, che è sempre estremamente interessante. Bene, io mi fermo qui, poi se ci sono domande. Grazie senatore. Adesso entriamo un po' nel vivo, insomma, dei punti di vista delle varie realtà che compongono le attività produttive del nostro territorio. Do la parola al dottor Enea Filippini, che ci porta la sua personale visione sul tema. Grazie dell'invito, buonasera a tutti. Mi presento tanto per dare un quadro di riferimento. Io sono responsabile dell'area di energia e ambiente di Apindustria, nonché del livello nazionale Confapi. Seguo il tema dell'energia dal 1999, primo decreto Bersani sulla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, quando si è cominciati a poter acquistare l'energia fuori da un sistema di monopolio. Quindi l'associazione è entrata a pieno titolo in quel periodo per aiutare le proprie imprese a iniziare a utilizzare il mercato. Quindi Apindustria, per quanto riguarda i temi dell'energia, diciamo che ha maturato e tuttora matura un'esperienza, diciamo, più che ventennale. Quello che è successo, il senatore l'ha già descritto e credo che sia sotto gli occhi di tutti. Oggi il tema di questo incontro sono le comunità energetiche, quindi una nuova modalità per poter in parte, con, come possiamo dire, risolvere o comunque mitigare il problema che abbiamo comunque dell'energia, sia in termini di costi sia in termini di disponibilità. Apindustria rappresenta le piccole e medie imprese manifatturiere, quindi noi non siamo un condominio, non siamo una villetta schiera, rappresentiamo imprenditori che tutti i giorni lavorano con quello che io definisco magari in maniera grezza il metallo, quindi facciamo ingranaggi, costruiamo macchinari, trattiamo termicamente i metalli, perché poi tutto quello che noi oggi vediamo ha un suo ciclo produttivo. Quindi siamo imprese che in qualche modo anche consumano in maniera importante l'energia.
Quindi non trascuriamo quelle che possono essere le possibilità anche per avere un'energia a un costo più basso. E quindi non stiamo trascurando il tema delle comunità energetiche, perché come associazione stiamo entrando in alcuni progetti per valutare, coinvolgendo le imprese, se questo meccanismo sia un meccanismo che possa in qualche modo aiutare il nostro sistema. Io credo che, come tutti i meccanismi nuovi, hanno bisogno di un momento di analisi, di valutazione, di non enfatizzare forse troppo un certo tipo di meccanismo, perché comunque lo dobbiamo ancora testare, quindi lo dobbiamo ancora valutare. Il fatto che con noi siamo imprese che consumano anche in maniera importante, alcune volte le stesse superfici che noi possiamo mettere a disposizione per autoprodurre la nostra energia non sempre sono sufficienti a coprire il fabbisogno. Quindi mentre la comunità energetica in qualche modo spinge a poter condividere con altri un'energia che produce, alcune volte noi facciamo fatica ad autoprodurre l'energia che ci serve. Quindi anche il concetto di comunità alcune volte non viene preso in debita considerazione, perché il tessuto produttivo ha delle esigenze che alcune volte non coincidono esattamente con quello che potrebbe essere il progetto. Il fatto che la comunità energetica però sia passata da una dimensione di 200 kW di potenza a un megawatt per singolo impianto può già essere un percorso che aiuta il fatto di coinvolgere il sistema delle piccole e medie imprese, perché ovviamente una dimensione un attimo più, diciamo, sostenuta nell'ambito della produzione può coinvolgere in maniera forse più interessante le stesse imprese. Io, che vivo da 20 anni il tema, temi trasversali, energia e ambiente, spero e penso una cosa però, che siamo un paese che costruisce anche o genera delle buone idee, siamo anche cultori di una buona idea. Io spero che queste buone idee poi non mi si fossilizzino poi su quella che io chiamo la burocrazia operativa attuativa, perché ogni volta che cerchiamo di costruire qualcosa che nell'ambito della descrizione del senatore è molto semplice, io metto giù un impianto, produco un po' di energia, la produco insieme, la condividiamo, cerchiamo insieme, diciamo, di trovarne un vantaggio. Dopodiché cominciamo a costruire documenti del GSE che sono di 140 pagine per inserire una comunità energetica. Allora uno si comincia a domandare, caspita, 140 pagine, ce n'è di cose da fare. Dopo arriva la delibera dell'autorità che magari gliene attacca altre 40-45, dice 140 più 40 fa 180. Caspita, ce n'è di cose da fare per fare una comunità energetica. E alcune volte toglie lo stimolo, la voglia, l'interesse, perché si dà la sensazione che il sistema sia forse più complicato di quello che debba essere. Quindi io ogni tanto penso che le idee dovrebbero poter essere un attimo più sciolte, più libere, in modo tale che chi vuole investire, chi vuole trovare una modalità nuova di produrre la propria energia, perché questo è fondamentale, è indubbio, le imprese stanno tutte andando in quella direzione. Oggi si interfacciano con l'associazione dicendo che io non ho mai pensato a installare un impianto fotovoltaico. Perché? Perché l'energia costava 40 euro megawatt, perché ci volevano 15 anni a rientrare con un piano di ammortamento, perché lo dovevo fare. In fondo l'imprenditore è un uomo che ha nel business, e io la parola business la ritengo positiva, non negativa, cioè vuole creare valore, è un imprenditore, quindi Il suo obiettivo è cercare comunque di creare una ricchezza. Da quel momento diceva forse non è così conveniente. Oggi, avendo un'energia a 240 euro megawattora, si domanda, accidenti, 240 euro megawattora, però la mia bolletta che prima era di 20.000 euro al mese, adesso è di 80.000 euro al mese. E io come faccio a pagare adesso 80.000 euro al mese? O potrò sostenere 80.000 euro al mese tra qui e i prossimi 3, 6, 9, 10 mesi? E allora giustamente l'imprenditore comincia a dire forse anch'io devo entrare in una dinamica di autoproduzione. Di autoproduzione anche in termini di tutela della mia ricchezza impresa.
perché autoprodurre significa in parte essere anche coscienti di poter essere un pochino indipendenti rispetto a quelli che sono oggi gli andamenti che il mercato ci pone di fronte. Quindi purtroppo non è come le situazioni critiche che aumentano, che accendono poi, diciamo, le volontà o le spinte rispetto a una determinata soluzione. Credo, come ho ribadito, che le comunità energetiche possano essere uno dei tasselli di una politica energetica, diciamo, nazionale, ma oggi parliamo di quello e non voglio entrare in altre dinamiche, perché ricordo anche che il concetto poi delle rinnovabili, che sono sicuramente il futuro della nostra produzione, hanno per ora uno dei grandi difetti delle rinnovabili, che è la mancanza di una continuità, cioè di una stabilità di produzione, relativa al fatto, è talmente vero che se vogliamo mantenere poi un sistema efficiente a livello di impresa, insieme al fotovoltaico mi dicono devi installare le batterie per lo storage, perché quello che non consumi o che ti può servire la sera lo devi accumulare per poterlo gestire. Quindi anche una costanza di fornitura è uno degli aspetti che le imprese necessitano, e una rinnovabile fatta col sole, fatta col vento, fatta con alcune di queste, non sempre può garantire una costanza, ma credo che la tecnologia ci verrà incontro. Come tutte le cose, il mondo si evolve e il mondo cresce. Quindi noi la stiamo sposando come idea, come nel 1999 abbiamo costituito un primo consorzio per aiutare le imprese a comprare, stiamo iniziando a pensare di costruire un servizio che in associazione cominci ad aiutare, se non altro a conoscere. Attenzione, io non dico che domani mattina Pindustria sarà capofila di una comunità energetica, dico però che Pindustria per le sue imprese è un punto di riferimento per iniziare a capire cosa significa fare comunità energetica, iniziare a dare una mano anche ad alcune valutazioni, perché oggi, e chiudo perché credo di essere stato anche troppo lungo, proprio perché i costi sono comunque importanti, anche quando si installa un impianto di fotovoltaico si tende sostanzialmente ad ottimizzarne al massimo la capacità relativamente al proprio consumo. Con le comunità energetiche e con le possibilità, diciamo, che queste daranno anche in termini di incentivazione alla cessione di un'energia a terzi, iniziare magari a dimensionare anche in maniera un attimo più ampia il proprio impianto, perché le superfici lo permettono, sta diventando una nuova riflessione. Anche perché poi, e qui concludo, la stessa normativa tra un paio d'anni eliminerà lo scambio sul posto, quindi di fatto un certo tipo di ritorno relativo a un'energia in eccesso che oggi viene dato verrà meno, e quindi anche gli impianti che in qualche modo ad oggi in poi dovranno essere costruiti dovranno tenere sostanzialmente conto. E l'imprenditore, come dico, per sua natura vede nel quadro economico in equilibrio una degli asset fondamentali, perché poi da questo ne dipende la sopravvivenza della propria impresa. Grazie. Grazie mille dottor Filippini, adesso do la parola invece al dottor Rivetti per Conf Cooperative Brescia. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Io anche una breve presentazione, sono Giorgio Rivetti, sono qua in veste di consigliere di Federsolidarietà Brescia, che è la federazione di Conf Cooperative, delle cooperative sociali di Conf Cooperative. Sono anche presidente di una cooperativa che fa, tra le altre cose, fotovoltaico, energie rinnovabili e gestione rifiuti. Quindi tutto il tema della sostenibilità è caro al mondo cooperativo. Cercherò di dare un po', diciamo, una visione dell'orizzonte di senso di Conf Cooperativa, del mondo cooperativo, sul tema comunità energetiche, che sono, a nostro avviso, una cosa bellissima. Nel senso che spostano alcuni paradigmi potenzialmente dall'individualità alla collettività. Tema caro al mondo della cooperazione è il tema di intervenire sul territorio per garantire maggior beneficio ai propri soci e a chi questo territorio vive e costruisce. La direttiva 2018, quando parla di comunità energetica, li definisce, non si sente? Ah, più vicino. Le definisce come una realtà che devono
impattare sul territorio in benefici ambientali, sociali ed economici. Per cui il mondo cooperativo è anche nei suoi principi, i 7 principi della cooperazione, vede molto allineato questo tema. Prima suggestione, c'è un passaggio, la prima transizione è il rapporto tra l'individuo e il gestore e la collettività e il gestore. Come diceva prima il senatore giustamente, prima non si poteva innescare un meccanismo per cui la collettività autoconsumava e condivideva l'energia. Quindi c'era un rapporto del singolo con il gestore, il fornitore. Qui cambia il paradigma, cioè la comunità che condivide, che si mette in unione per cercare di andare a gestire al meglio quello che in questo caso è il tema energia. Altre tre suggestioni che riguardano l'osservatorio del mondo cooperativo sul tema energia e sul tema comunità energetiche. Sviluppo sostenibile. Adesso di sostenibilità in questi anni si è parlato tantissimo e si è parlato in termini a volte come se fosse un tema un po' filosofeggiante. Il senatore prima accennava ai cambiamenti climatici, alcuni studi, alcuni grafici dicono che negli ultimi 10 anni gli eventi catastrofici in Italia sono passati da 10, 15 a più di 200 e questo è un tema. Quindi la sostenibilità, sviluppo sostenibile vuol dire dare risposte alla comunità, garantendo però che queste risposte non precludano il futuro dei nostri figli fondamentalmente. Perché queste risposte non guardino solo il qui e ora, ma possono guardare in maniera longitudinale. Il tema della collettività, che richiama il tema della comunità, il mondo cooperativo ha sempre generato, è sempre stato generativo di comunità. Consorzio idroelettrico di Edolomù di 100 anni fa, che fa una turbina, che crea una turbina per dare la corrente agli imprenditori della zona. E il tema fragilità. Questo è un tema molto importante per il mondo cooperativo e per il tema delle cooperative sociali. Il tema fragilità che richiama il tema delle povertà energetiche. Perché quando si parla di transizione e di transizione giusta, si intende il passaggio da uno stato di equilibrio a un altro stato di equilibrio con paradigmi diversi, quindi non una trasformazione. E in questa transizione il mondo cooperativo tende ad analizzare la società come una società che non riproponga il paradigma, diciamo, che fino ad ora è stato utilizzato, per cui banalmente chi è che oggi può fare un impianto fotovoltaico? Chi ha 6-7 mila euro da spendere, che può essere ammortato in tot anni, ma chi veramente ha bisogno di accedere alle infrastrutture e a una fornitura di energia elettrica che magari non ha avuto finora, di sicuro non ha i soldi per fare l'impianto fotovoltaico, perché la banca non glieli dà e quant'altro. Il tema delle comunità è un tema di inclusione, perché potrebbe andare a, come dire, limare queste punte e andare a creare davvero dei percorsi di virtuosi e di beneficio. È chiaro che il tutto deve stare in piedi, finanziariamente, economicamente, quindi è ancora molto da costruire nel concreto il tema delle comunità, associazioni cooperative, la cooperazione, il tema cooperativa potrebbe essere la personalità giuridica che è in grado di gestire questo strumento nuovo e molto innovativo, perché poi bisogna fare degli investimenti, bisogna fare degli impianti, bisogna gestire, ci sono dei software che garantiscono le rendicontazioni, questo è ancora tanto da scoprire. Il gruppo di lavoro che è stato creato in Conf Brescia, nel quale fa parte anche la cooperativa per cui lavoro, sta cercando di modellizzare un business plan economico-finanziario in modo da capire, dati certi dati di input, dove è il break-even point e quindi il punto di equilibrio per poter andare anche a includere dei soggetti fragili. Perché è il nostro tema, questa è la nostra ispirazione. Quindi fare una transizione energetica, farla in maniera giusta, non riproporre nel tema della comunità energetica il paradigma del sta dentro solo chi può star dentro e sta fuori chi non ce la fa. Perché il tema della collettività è un tema che rimanda a questo. Perché dobbiamo farlo? Perché un territorio, una comunità dovrebbe innescare un processo per cui la pubblica amministrazione, la parrocchia, i cittadini, l'azienda fanno interconnessioni, si
si legano e cercano di trovare una dinamica di equilibrio tra chi produce, tra chi consuma, di chi produce e chi consuma, includendo anche le persone o degli individui o delle sacche di fragilità. Perché dovremmo far questo? La prima cosa perché è giusto, perché ce lo chiede il fatto di essere una comunità. La seconda, e questo è un tema molto caro al mondo della cooperazione, è perché ognuno di noi si può trovare prima o poi nella vita in un percorso di fragilità. E è bello avere un Parlamento, un'associazione, un comune che in quel momento ti tende la mano a vari livelli, normativo e concreto, e cerca di includere all'interno di un percorso di gratificazione sociale anche chi fa più fatica. Osservatorio di Conf Cooperative, quindi, che è sempre stato un osservatorio generativo sul territorio, che ha sempre cercato di creare un impatto forte sociale sul territorio. Sulla parte tecnica delle comunità energetiche, che rischiano davvero di essere, a mio modo di vedere, una vera rivoluzione per la transizione energetica, perché cambia veramente il paradigma. C'è tanto ancora da costruire e credo che ogni esperimento, ogni progetto nuovo ci darà nuove informazioni per capire come modellizzare al meglio il sistema. Credo che il tema fondamentale delle comunità energetiche però non sia tanto un tema tecnologico, perché il fotovoltaico lo sappiamo fare e la normativa al 42, che intanto è quella transitoria, parla poi dei decreti, in futuro si potrà prendere anche il 30% di impianti esistenti. Quindi non è un tema tecnologico, non è un tema probabilmente normativo, perché è vero che la direttiva fa molti richiami alla pubblica amministrazione dicendo non mettete i bastoni tra le ruote praticamente, ma sarà un tema di creazione di reti e di collettività all'interno delle quali creare questo ciclo virtuoso che possa innescare davvero la condivisione, in questo caso dell'energia elettrica, ma che possa innescare una visione del territorio e della socialità molto diversa. Questa è l'osservatorio del mondo cooperativo, che è anche un mondo che poi fa impianti e non è solo filosofeggiante. Adesso mi chiedo magari scusa se ho fatto un intervento più di senso, però il senso delle comunità energetiche a nostro avviso deve porre l'attenzione sulla collettività, perché altrimenti non si chiamerebbero comunità energetiche. Grazie, grazie dottor Rivetti. Adesso do la parola invece al dottor Parolo per CNA. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Mi presento anch'io, Daniele Parolo, artigiano, vicepresidente nazionale di CNA, e rappresento con delega l'innovazione. Io mi occupo di innovazione e ho anche la fortuna in questo momento di essere anche presidente di una società che si chiama Aurica SRL, che si occupa di energia e di comunità energetiche. Quindi di fatto siamo nella partita, ci abbiamo creduto per tempo, anche noi abbiamo investito qualche anno fa e oggi stiamo lavorando su progetti pensati e lavorati negli ultimi 2 anni. Io parto dal bonus, perché l'ha citato il senatore. Allora, intanto bisogna partire da un concetto, perché è vero che bisogna produrre energia, ma bisogna cominciare a imparare a consumarne meno, perché se io ho case obsolete che hanno perdite energetiche notevoli, evidentemente posso produrre finché voglio, ma tanto ne ha, perché se ne va nell'aria e nel riscaldamento dell'ambiente, non nella mia casa. Quindi questo è il primo punto che andrebbe analizzato. Devo dire che quella legge è una legge buona, è stata pensata in maniera corretta. Lasciamo stare poi i furbi furbetti che ci sono, ma questo è competenza delle autorità competenti andarli a scovare, non di certo di chi legifera. E questo devo dire, devo fare un plauso, perché è stata comunque un'ottima scelta e funzionale. E oltretutto CNA ha fatto uno studio proprio pubblicato recentemente che dimostra la falsità dell'aumento prezzi legato al bonus. Perché noi abbiamo scoperto che in Germania i prezzi sono aumentati del 24%, in Spagna dell'11%, in Scandinavia dal 23 al 32%, l'Italia solo del 9,7%, peggio di noi, la Grecia 4,2%. E in questi paesi non c'è il bonus. Quindi mi spiegano perché questi paesi hanno aumentato in così alta percentuale i costi delle materie prime nel settore edile e da noi no, pur avendo i bonus. Quindi falsità assoluta.
Quindi partiamo da questo concetto per dire produciamo energia ma ne consumiamo meno. Uno studio fatto da CNA e da altri soggetti importanti, tra cui Papei, che quindi sicuramente non è l'ultima arrivata, dice che per poter efficientare gli edifici in Italia con le tecnologie che abbiamo oggi devono passare 50 anni. Capite che 50 anni è una follia, perché andare a completare un efficientamento energetico in 50 anni vuol dire che per 50 anni, quantomeno, sempre meno, chiaramente andando a scalare, butteremo via energia. Detto questo, l'idea delle comunità energetiche è anche qui una risposta sicuramente importante alla produzione di energia e alla possibilità di contenere i costi delle bollette. Le vediamo tutti nelle nostre case, nelle nostre imprese, noi rappresentiamo in piccole imprese, microimprese, quindi ci accorgiamo che i nostri associati hanno questo grosso problema che è la bolletta di tutti i giorni da pagare. E quindi la comunità è una risposta, è stato detto prima, è un tassello sicuramente, non è il solo tassello, ce ne sono tanti tasselli da mettere a punto, non sarà solo la comunità energetica a soddisfare le esigenze del nostro paese in energia. Però io cito anche questa, una proposta che ha fatto CNA al Parlamento, di creare un fondo rotativo di 2 miliardi che consentirebbe di produrre 50 milioni di megawatt di energia coprendo i capannoni delle piccole e delle medie imprese. Basta poco, un fondo rotativo, e questo consentirebbe di risparmiare su quella produzione di energia 5 miliardi di metri cubi di gas in meno, e visto che lo importiamo è tanta roba che andremo a risparmiare. È stato citato prima, quindi è evidente che l'autoproduzione è un altro elemento importante, è un elemento direi fondamentale, soprattutto in una logica che è quella che la comunità europea ha scelto di andare a una emissione CO2 zero nel 2035. Quindi se vogliamo arrivare a quella meta dobbiamo correre, ma correre tanto, perché faremo fatica ad arrivarci con i tempi che abbiamo oggi. Su questo dobbiamo aggiungere dei pezzi che secondo me sono fondamentali. Sburocratizzare, perché se noi pensiamo che per creare una comunità energetica, è stato citato prima e lo studio è corretto, abbiamo bisogno di documenti in mani, è follia. Non solo, ma io penso e guardo Desenzano, se noi coprissimo i nostri tetti di fotovoltaico sicuramente avremo la sovrintendenza che direbbe qualcosa, o non so se esiste qua un parco di tutela del lago di Garda che sicuramente direbbe no, l'impatto ambientale è devastante, assolutamente non si può fare. Ecco, anche qui bisogna cominciare a cambiare paradigmi in questo paese, perché se vogliamo veramente creare un passaggio epocale, che è quello della transizione energetica, a qualcosa dobbiamo rinunciare, non possiamo volere tutto. Capisco la bellezza, perché da qui si vedono i tetti, si vede la bellezza del territorio, però è evidente che a qualcosa dobbiamo rinunciare. Credo che l'autoproduzione, la produzione di energie rinnovabili è una risposta importante al sistema, al problema energetico che abbiamo in questo paese. Poi è vero, in questo paese sono anni, decenni, che non si sono fatte né politiche industriali né tantomeno politiche energetiche. E purtroppo noi abbiamo questo difetto, che ci accorgiamo dei problemi quando ce li abbiamo sul groppo e dopo dobbiamo correre per risolverli. Però sicuramente noi ci saremo in questa partita. Ripeto, CNA ha creato questa società qualche anno fa che si occupa di questo. Noi oggi abbiamo un software di fatto che gestisce tutta la partita delle comunità energetiche, quindi siamo in grado di gestirle. Già da settembre noi partiremo con le prime comunità energetiche. Noi abbiamo, questa società nasce a Milano, ma di fatto ha la sede operativa a Cremona. Stiamo progettando con 15 comuni cremaschi la realizzazione di cremona.it, comunicremonesi.it, un progetto di comunità energetica che per il territorio di Cremona sarà la prima comunità energetica. Ma anche qui attenzione, cioè se noi creiamo software, creiamo procedure di applicazione dei sistemi fotovoltaici, del sistema cabina, produttore, consumatore, eccetera, e poi ogni 30 giorni cambiano i modelli da presentare piuttosto che le domande da fare, capite che diventa complicato. Noi lo stiamo vivendo con col bonus 110, dove abbiamo agenzie delle entrate che ogni 3x2 ti cambia il programma, il software di gestione, ti cambia il modello da presentare. Evidentemente creiamo grossi problemi poi alle imprese che lavorano in questo settore. Teniamo presente che
il lavoro che si creerebbe con l'autoproduzione di energia, quindi l'applicazione di fatto di pannelli solari sui tetti dei capannoni industriali piuttosto che delle nostre abitazioni singole, produrrebbe un volano di lavoro mostruoso. Cioè noi veramente avremmo, e l'ha già dimostrato il bonus 110 l'anno scorso, 6,2 di PIL. Non pensiamo che l'ha fatto solo l'esportazione, ma gran parte di quel 6,2 è creato dal bonus. E quindi perché rinunciare a lavoro, a produrre lavoro per le imprese? Noi rappresentiamo imprese che su queste partite ci sono e come, per cavilli burocratici. Quindi veramente l'invito che faccio alla politica in questo caso è di sburocratizzare tutto quello che è possibile sulle comunità energetiche, sull'autoproduzione di energia, perché abbiamo bisogno di leggi semplici, applicabili e veloci da poter mettere in pratica, perché il tempo è poco e il 2035 è lontano, ma non tantissimo. Oltretutto qui ci aggiungo un altro pezzettino, che è quello del sistema del movimento delle persone, quindi dello spostamento di persone con sistemi elettrici, quindi automotive, legato al mondo dell'automotive. E qui sono in una patria dell'automotive, perché Brescia forse è uno dei territori più ricchi da questo punto di vista nella produzione dell'automotive, sia come fornitura di primo impianto che subfornitura. Anche qui è una rivoluzione, ma per avere la necessaria energia per spostare i nostri automobili, i nostri camion, i nostri treni, abbiamo bisogno di energia. Questa energia oggi ha un costo che è stato citato prima, folle, oltretutto è vero, ragionevolmente prevedibile, perché non è che gli aumenti né dell'energia né delle materie prime è cominciata con la guerra in Ucraina, ma molto molto prima, quindi era ragionevolmente prevedibile questo, quello che accadeva. Certo, poi c'è stata una serie di tempeste perfette, perché il fatto dell'aumento dei costi delle materie prime, la guerra e l'aumento dell'energia, cioè una sfiga così penso che non capita poche volte nella vita, quindi evidentemente questi fattori messi insieme hanno prodotto e producono un impoverimento di quello che è stata la crescita invece importante del 2021. La risposta è sicuramente quella delle comunità energetiche dal nostro punto di vista. Dobbiamo fare tutti uno sforzo e lavorare insieme, e noi siamo disponibili con le forze politiche che lo vorranno fare, a costruire percorsi che possano essere utilizzati dai cittadini in primis, dalle imprese in secondo, e tutto questo a vantaggio sia del sistema paese per quanto riguarda il sistema economico, ma soprattutto, è stato citato anche prima, la questione ambientale, che non è secondaria, in quanto noi paghiamo ogni anno miliardi di euro per risanare situazioni ambientali degradate che vengono provocati dai cambiamenti climatici che ormai sono oggettivamente sotto gli occhi di tutti. Quindi non sono più rimandabili scelte anche difficili, ma per fare questo dobbiamo tutti cooperare in una certa direzione, e non basta solo, ripeto, la questione della produzione, ma bisogna guardare molto attentamente quello che è il consumo. Quindi per noi la questione del 110 deve andare avanti, anche rivedendo le percentuali, non è detto che debba essere il 110 un mantra assoluto, ma sicuramente il consumare meglio è un aspetto non insignificante nella questione energetica del nostro paese. Quindi bene avete fatto a organizzare queste iniziative, credo che vadano organizzate sempre di più. Io ho appena presieduto una alla CNA di Brescia con altri soggetti che si sono occupati di presentare la legge regionale, in questo caso, che aiuta nella questione della formazione delle comunità energetiche. Certo, le risorse sono pochine, perché 22 milioni di euro messi a disposizione, se non ricordo male, della Regione Lombardia, sono un po' pochine per incentivare, però è una piccola goccia da portare avanti, e aiuta sicuramente a creare con più facilità l'attenzione verso questo modello nuovo di produzione di energia. Quindi bene, noi ci siamo e siamo a fianco di coloro che vorranno cavalcare questa nuova sfida. Grazie. Io adesso farei una cosa di questo genere. Darei la parola al senatore Girotto su tre temi che hanno sollevato i nostri ospiti. Innanzitutto quello della burocrazia, di cui ha parlato sia il dottor Filippini ma anche il dottor Parolo. Il tema della lotta alla povertà energetica, quindi in senso proprio di comunità legato alla produzione dell'energia. E poi il tema dell'impatto paesaggistico ambientale, quindi qual è il compromesso tra la necessità di produrre energia con questo tipo di sistemi e la tutela comunque del paesaggio che l'Italia
anche quello come pilastro assoluto. E dopodiché, tra risposte brevi, poi se ci sono delle domande, lasciamo spazio anche al pubblico se vuole interagire con gli ospiti. Grazie. Io mi sono segnato un po' di cose, vado il più velocemente possibile. Chiaramente la burocrazia è il punto essenziale. Abbiamo visto cosa è successo col 110, ma abbiamo visto cosa è successo dal 2013 in poi con le rinnovabili. Tutti i partiti dicevano fantastiche, 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 poi basta piazzare qualche sassolino negli ingranaggi e si blocca tutto. Noi dal 2013 al 2000, fino all'anno scorso, abbiamo installato talmente poco, che mi vergogno di dirlo, quindi non lo dico, perché abbiamo installato talmente poco, tutto bloccato, 5 anni in tempo medio per un fotovoltaico, 7 anni in tempo medio per un eolico, le aziende scappano. Poi abbiamo fatto, il governo Renzi, anche una misura retroattiva, che è chiaramente il male assoluto. Quindi la burocrazia certo rimane la cosa principale. In questo momento fare una comunità energetica non è evidentemente impossibile, perché sono state fatte non tantissime, ma chi ha voluto farle in pochi mesi le ha fatte. Ovviamente vigileremo super attentamente perché non si metta il classico sassolino negli ingranaggi. Povertà energetica, beh, l'avevo già detto velocemente, a Napoli per esempio ne è nata una con queste caratteristiche, quindi è nata con una finalità molto solidale, e quindi i membri sono in buona parte persone che hanno problemi chiaramente economici, e per dare loro un'energia a prezzo più basso. Tra l'altro sottolineo che il governo, non mi ricordo se era Conte 1 o Conte 2, ha reso automatico il bonus povertà, il bonus, scusate, si chiama bonus energia, che è per elettricità, gas e acqua. Prima il meccanismo era manuale, cioè l'interessato, il potenziale beneficiario, doveva andare in comune, compilare qualche carta, e poi si controllava chiaramente la sua situazione patrimoniale, e a quel punto aveva accesso al bonus. Adesso, con la collaborazione dell'INPS, che ringrazio infinitamente, il meccanismo è automatico, quindi non occorre che fai nulla. E siccome parliamo di diversi milioni di famiglie italiane, direi che anche quella è stata una bella cosa. Rapporto con l'ambiente, chiaramente questo è l'aspetto che sta a cuore a tutti e su quale non si può prescindere. È chiaro che io non è che per sistemare un problema ne creo uno più grande, ci mancherebbe altro, ma è proprio questa la bellezza delle rinnovabili, che se hai un minimo di criterio, tu l'ambiente lo difendi con le rinnovabili. C'è un recentissimo studio di un'associazione internazionale di ambientalisti che hanno fatto dei conteggi secondo i quali le fonti fossili occupano 4 volte più spazio rispetto a pari potenza di fonti rinnovabili. Perché uno si immagina la fonte fossile come semplicemente il pozzo, e dice: il pozzo, vabbè, un pozzo è piccolo, ma c'è tutta la cintura di lavorazione intorno. Non è che il pozzo è come la fontana di una casa, di una villetta, che sono 3 metri per 3 e vai giù tranquillo. No, e per fare pozzi di petrolio l'area interessata è ampia. Poi parte tutto il discorso del trasporto, la raffinazione, la distribuzione. Quindi i conteggi sono molto elevati. Tra l'altro faccio presente che adesso sapete che sta andando di moda, si fa per dire, si parla molto di GNL o LNG, se vogliamo dire all'inglese, quindi il gas liquefatto, per svincolarci parzialmente dalle importazioni dalla Russia. Ecco, quel gas per buona parte lo potremmo comprare dagli Stati Uniti, che ne ha molto, ma gli Stati Uniti per produrlo stanno devastando centinaia di migliaia di ettari, perché questo gas si chiama gas di scisto in italiano, shale gas o shale oil in inglese, che vuol dire da fratturazione, quindi si ottiene per fratturazione orizzontale di rocce, di terreni, quindi si frantumano in questo momento già 200.000 ettari, già 200.000 ettari tra Stati Uniti e Canada sono stati in maniera orizzontale devastati da questo sistema. Per cui è chiaro, non si va a mettere un pannello fotovoltaico dentro il Colosseo, non si va a mettere su una posizione ambientale estremamente importante, però anche qui noi l'abbiamo detto da 2 anni, io mi sono sbilanciato già 3 anni fa, abbiamo la soluzione che salva capo e cavoli, che è quella dell'agrivoltaico, che è stata sposata dagli ambientalisti tempo fa, da CIA e Confagricoltura 2 anni fa, e 2 mesi fa Coldiretti, che era quella che aveva era rimasta con delle forti perplessità, per non dire contrarietà,
ha cofirmato un bellissimo progetto in Campania, vicinissimo alla Terra dei Fuochi, 140 ettari, 80 megawatt di potenza più mi pare 40 di stoccaggio, così veniamo anche al discorso di stoccaggi, dimostrando che si può fare assolutamente la sommatoria tra produzione energetica e produzione agricola. Quindi ci faranno 7 utilizzi agricoli su questi 140 ettari e produrranno energia, il tutto assolutamente sommando le due cose. Quindi io ritengo che per esempio l'agrivoltaico sia una delle grandi soluzioni che abbiamo al nostro freccio, alla nostra freccia. Vado velocissimo su altre cose che ho sentito dai relatori precedenti. I rinnovabili non sono programmabili, assolutamente vero, però il tasso di prevedibilità di una fonte rinnovabile da tempo è stato equiparato al tasso di affidabilità di una termoelettrica, cioè la termoelettrica che teoricamente può andare sempre, però ha guasti e manutenzioni. Quindi con la capacità di previsione meteorologica che abbiamo, io ho visitato anche la sala meteo di GSE, con le capacità di previsione meteorologiche che abbiamo, il tasso di programmabilità delle rinnovabili è assolutamente paragonabile al tasso di utilizzo di prevedibilità delle termoelettriche. Faccio presente che gli Stati Uniti ancora nel 2019, quindi quando ancora non è esploso questo pandemonio di prezzi, California e Florida, in cui sicuramente non governiamo noi 5 Stelle, e che sono anche due, uno è repubblicano e uno è democratico, per cui abbiamo anche la par condicio, per mettere in sicurezza la rete elettrica hanno deciso di non puntare su nuove centrali a gas, ma su centrali rinnovabili con affiancato lo stoccaggio, pur in presenza di un gas che già nel 2019 costava la metà rispetto al gas europeo. Questo per dare un'idea delle cifre dei costi. Faccio presente, e non l'ho detto prima, che le comunità energetiche, siccome abbiamo rappresentato delle cooperative, possono essere utilizzate dalle cooperative, da tutto il terzo settore, dalle università, dai centri di ricerca. E tra l'altro, senza voler offendere nessuno, anzi col massimo rispetto, la Chiesa Cattolica un 6 mesi fa ha fatto la sua settimana diocesana a Taranto, è uscita con un documento ufficiale in cui al primo posto c'è una comunità energetica per ogni parrocchia e sono assolutamente intenzionati a farlo, tanto è vero che la diocesi di Treviso è già partita. E voi capite che, ripeto, senza fare ironia, ma se si muove la Chiesa Cattolica su un investimento economico, credo che i conti li sappiano fare anche loro. Fondo di garanzia, io ho già presentato l'emendamento alla bilancio scorsa. Certo, il fondo di garanzia per me rimane un strumento favoloso, perché in realtà l'esborso per lo Stato è minimo, perché dovrebbe intervenire solo proprio se c'è un fallimento, però le comunità energetiche, come le rinnovabili in generale, hanno appunto una prevedibilità estremamente precisa, quindi un business plan fatto decentemente viene rispettato. Quindi un fondo di garanzia sarebbe l'ottimale per dare quella possibilità di liquido iniziale e poi restituire pian pianino il prestito. Ricordiamo comunque che la forma giuridica è libera, la cooperativa sicuramente è una comunità energetica, può essere fatta in forma cooperativa, ma può essere fatta come si vuole, associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta, l'unica cosa è che deve essere una persona giuridica, perché prenderà i soldini lei, poi li distribuisce all'interno come vuole, però deve essere una forma giuridica. Simulatori, verissimo, ci sono parecchi simulatori che ti consentono di capire esattamente cosa succederà con il tipo di conformazione che vuoi mettere in piedi, e tra l'altro questo è un mercato che si sta sviluppando. Io sto incontrando sempre più aziende che mi dicono: ah, noi stiamo facendo questo simulatore, noi abbiamo già fatto questo simulatore. Quindi si creeranno posti di lavoro non solo per costruire fisicamente le centrali a fonti rinnovabili, ma tutti i servizi di gestione, di progettazione, di previsione. Prima non vi ho menzionato la demand response, è sempre i termini inglesi, quindi gestione della domanda, è un altro modo per abbassare la bolletta elettrica strutturalmente, perché significa banalmente: io, signora Maria, ti do lo sconto del 10% se tu accetti che durante il giorno, quando la rete è un po' in crisi, è il momento di picco perché tutti sono attaccati, mi consenti che io ti do un po' meno energia, non è che ti lascio al buio, non è che ti stacco la corrente, te ne do un po' meno. Quel po' meno fatto su scala nazionale vuol dire tanto, tanto di risparmiato, anziché chiamare centrali a gas e chiamarle all'ultimo momento, che in quel modo lì si fanno pagare l'ira di Dio, perché questo è il mercato servizi di dispacciamento, perché l'energia si compra il giorno prima, sul mercato del giorno prima, si compra il giorno prima a un prezzo molto
diciamo, basso, comunque il più basso. Poi il giorno dopo succede che ci sono guasti, succede che ci sono sbagli, errori, cose che non sono state previste, e allora ti tocca chiamare all'ultimo momento delle centrali tipicamente termoelettriche per darti più energia, e lì il prezzo se lo fanno pagare carissimo. E perché dico termoelettriche? Non perché le rinnovabili non siano in grado, ma perché ancora una volta mancano le leggi. Il mercato elettrico è stato costruito decenni fa, e decenni fa ovviamente c'erano solo i termoelettrici, non c'erano le rinnovabili decenni fa. Ora, è inutile che diciamo per colpa di chi, per colpa di come, ancora non abbiamo le regole che consentono alle rinnovabili di entrare in questi, si chiamano servizi ancillari, ma sono tutt'altro che ancillari, e in questo momento sono il pascolo delle fonti fossili perché sono monopoliste. Posti di lavoro, lo ha detto chi mi ha preceduto, qui abbiamo un sacco di studi che lo dicono chiaro e tondo, le fonti fossili sono estremamente cost intensive, cioè si paga tantissimo per creare impianti molto complicati e poi il personale che le gestisce è minimale. Pensate che anche piattaforme di petrolio, esistono piattaforme di petrolio e di gas che sono interamente robotizzate, non c'è neanche una persona dentro, non c'è neanche una persona sulla piattaforma, magari ci sarà 2-3 custodi, guardiani che sono proprio lì, diciamo proprio per fisicamente fare da custode, ma è chiaro perché le persone costano, per cui quando vengono progettate questi impianti, è chiaro che vengono progettati, oggi con l'elettronica puoi fare tutto, puoi azionare termovalvole, termopompe, elettropompe, elettrovalve, puoi azionare tutto con l'elettricità, quindi si fa così. Ultimissima cosa, elettrificazione dei consumi, diceva prima auto elettriche, guardate che è anche questo un dato di fatto, le cucine diventeranno cucine a induzione perché sono 3 volte più efficienti. Il riscaldamento diventerà pompa di calore perché è 4 volte più efficiente di qualsiasi caldaia. E le auto elettriche, scusate, le auto diventeranno auto elettriche perché sono 3 volte più efficienti. Quindi capite che la differenza tra autoprodursi almeno una parte di elettricità rispetto a comprarla, o peggio ancora, comprare ancora gas e petrolio, domani farà sempre più la differenza. Io già vedo domani, 10-15 anni, abitazioni, hotel, fabbriche, dappertutto. E attenzione, quando dico dappertutto, non stiamo dicendo che l'Italia va tappezzata di pannelli fotovoltaici, assolutamente no, perché fatto salvo il contributo dei tetti, e le comunità energetiche significa soprattutto tetti, poi basterà lo 0, del terreno agricolo per fare quanto ci serve, ci basterà lo 0, ora se voi pensate che noi abbiamo perso 5 milioni di ettari su un totale di 18, quindi abbiamo perso quasi il 30% di terreno agricolo che formalmente è rimasto classificato come agricolo, ma è passato da SAU, superficie agricola utilizzata, a SANU, superficie agricola non utilizzata. Negli ultimi 20 anni abbiamo perso 5 milioni di ettari, le fotovoltaiche sino ad oggi hanno occupato 8.000 ettari, quindi 5 milioni 8.000, ce ne serviranno 30.000 di ettari per fare quello che dobbiamo fare. 5 milioni li abbiamo persi perché il contadino non ci guadagna abbastanza, quindi i problemi sono altri, sono sulla distribuzione, sulla trasformazione, eccetera, eccetera. 5 milioni contro 30.000, quindi quando dico dobbiamo fare tanta roba, sì, ma mettiamola nella luce giusta. Grazie. Allora, se c'è qualche domanda dal pubblico, qualche intervento, molto volentieri magari ai nostri ospiti, altrimenti... Ne una da casa, ne una da chi ci sta seguendo dal sito, dice zona artigianale, con alcuni impianti fotovoltaici presenti, si può fare comunità energetica fra tutte le aziende oppure solo fra le aziende che metteranno in futuro il fotovoltaico? Sì, la razza è chiaro, dobbiamo installare nuovi impianti, quindi quelli microfono. Che ci sono. Sì, la legge è chiara, per fare comunità energetiche servono impianti entrati in funzione dal 1 marzo 2020 in poi, perché è chiaro, dobbiamo farne tanti come vi ho detto, no? Quindi quelli vecchi rimangono con la gestione vecchia. Allora, se volete commentare magari qualcosa di quello che ha aggiunto il senatore, o se volete rispondere alla domanda, direi possiamo fare tranquillamente un altro giro di interventi. Io vorrei
Siccome ho sempre sentito parlare solo di fotovoltaico, prima aveva accennato anche le altre, no? Appena al volo. Ecco, mi chiedo sempre il geotermico, come mai è così poco nominato? E comunque la comunità energetica, possono far parte tutte le energie rinnovabili, quindi anche il geotermico? Microfono. Sì, sì, assolutamente tutte le rinnovabili, assolutamente tutte. Dico fotovoltaico per semplicità, per i tetti, insomma, anche perché appunto tanti cittadini dicono ma usate i tetti, avete visto che adesso i tetti sono diventati manutenzione ordinaria, a parte quelli proprio vincolati, ma è stata data una bella semplificazione, adesso è diventata manutenzione ordinaria, quindi si può fare molto velocemente. Poi è passato un mio emendamento per semplificare fino a 200 kW sempre la burocrazia. Un altro emendamento per poter permettere alle imprese di fare autoconsumo, ma non in forma di comunità energetica, ma proprio per le loro precise esigenze, quindi uno a uno, fino a 10 km. Quindi adesso un'azienda che ha esaurito il suo tetto, faccio per dire, se vuole, fino a 10 km di distanza, mette l'impianto dove vuole, fino a 10 km di distanza, se vuole si tira anche una linea propria, se no se vuole usa la rete già presente. E poi un altro emendamento, ecco sì, quello della semplificazione in un raggio di 500 metri che perimetrano le zone industriali. Quindi adesso nelle zone industriali e zone artigianali l'anello di 500 metri che le circonda avrà forti semplificazioni sempre burocratiche. Sul perché il geotermico non è utilizzato ampiamente, e questo ahimè è una delle tante cose che è così, perché è così, nel senso che a parte il fatto che ci sono anche molte contestazioni, perché la vecchia tecnologia, la cosiddetta flash, era obiettivamente parecchio inquinante, e quindi insomma bisognava andarci molto, molto cauti. Adesso c'è la geotermia a ciclo binario, a ciclo chiuso, quindi senza emissioni. Io ho ospitato 2 anni fa un convegno di un sindaco che ha fatto la scorsa legislatura opponendosi alla vecchia geotermia. Gli è stata spiegata quella nuova, si è presentato ai suoi cittadini dicendo possiamo fare il primo impianto con la nuova tecnologia, perché è toscano, quindi è la zona ricchissima di geotermia ad alta temperatura, ad alta entalpia, e i cittadini, gli è stato spiegato naturalmente, lo hanno rivotato per fare questa nuova tecnologia che appunto è estremamente meno impattante. Sul super bonus ci sono anche le pompe di calore, quindi anche le pompe di calore geotermiche a bassa entalpia, quindi è solo un discorso anche qui del fatto che i progettisti devono saperne come fare, insomma conoscenza. Va detto che un impianto geotermico è delicatino, cioè lo devi saper fare, non è una stufa a legna che la piazzi lì, ci metti un camino, insomma bene o male va. Un piatto geotermico è abbastanza delicato, quindi va fatto con ampie cautele. Ciò non toglie che per noi come movimento assolutamente è una fonte rinnovabile da usare di più. Buonasera, io prima di tutto ringrazio tutti, serata interessantissima e veramente preziosa. La domanda io la rivolgo alle associazioni qui presenti, soprattutto perché mi chiedo, e ho appreso con piacere che sia Pindustria che CNA stanno mettendo a punto degli uffici, chiamiamoli così, dedicati a un'amministrazione comunale che volesse conoscere queste comunità energetiche ad oggi sconosciute. Secondo voi potrebbe essere informata dalle associazioni? Rivolgetevi al nostro sportello per avere informazioni per gli artigiani, per le industrie o per la comunità. Ecco, se è già in atto o se si può mettere in atto una strategia per far conoscere le comunità energetiche. Grazie. Sì, la risposta è sì, nel senso che noi stiamo già cooperando, come le ho detto prima, con comuni del Cremonese, creando la prima comunità energetica, ed è una proposta che è arrivata al territorio di Cremona, quindi il compito in questo caso dell'associazione che rappresenta l'impresa è quello di raccogliere adesioni da parte della pubblica amministrazione, quindi dei comuni che possono essere interessati,
e aiutarli a progettare insieme quelle che saranno le comunità energetiche. Quindi la risposta è assolutamente sì, credo che sia doveroso e che le imprese si rivolgano alle associazioni per avere delucidazioni da questo punto di vista è altrettanto logico. Certo, il discorso delle imprese, l'ha detto prima il senatore, è diverso, si parla di autoproduzione più che in questo momento di comunità energetica. Poi non è detto che non si possa anche utilizzare capannoni, e non capisco perché, industriali per fare comunità energetica, perché se siamo 10 capannoni e ci creiamo la nostra comunità energetica e sfruttiamo la comunità energetica per produrre, è anche quello un modo molto intelligente di sfruttare l'energia del sole, in questo caso, e a basso costo soprattutto. Sì, anche il sistema Conf Cooperative sta mettendo in pista un gruppo di lavoro e le sollecitazioni che arrivano sono veramente tante, anche dalle amministrazioni comunali. Un'azienda potrebbe fare parte di una comunità energetica per fare welfare aziendale, la butto lì, no? Appeal, cioè, per dire, perché, ok, non è solo autoproduzione, ma potrebbe fare anche welfare aziendale, quindi il fatto di reinvestire nel territorio, di non drenare risorse dal territorio, aumenta la radicazione sul territorio, quindi la durata di solito di un'azienda, che non capitalizza subito e non specula, ma porta avanti, diciamo, nel tempo quello che è. Sì, comunque sì, anche noi come gruppo di lavoro abbiamo iniziato a incontrarci, ci sono alcune cooperative che sono cooperative di utenza, quindi che gestiscono la BEST, alcune cooperative che fanno efficientamento energetico, alcuni sono studi di ingegneria, quindi stanno arrivando veramente tante sollecitazioni e stiamo attrezzandoci per iniziare a dare delle risposte anche molto concrete. Io su queste cose credo che debba nascere forse qualcosina di nuovo, di diverso tra amministrazioni pubbliche e sistema delle imprese. Perché io alcune volte su certi temi vedo un'unidirezionalità di volontà di voler collaborare, dopo in altri settori, quando le imprese chiedono reciprocità, magari alcune volte viene meno. Quindi credo che tutti debbano innanzitutto garantire un proprio ruolo e una propria funzione, per evitare di mescolare le varie responsabilità. Apindustria ha sempre dato e darà sempre, come ha fatto, la disponibilità ad amministrazioni, a comuni che vogliono in qualche modo interagire con le imprese per poter sviluppare. Creare una rete può essere un valore, un'opportunità. Bisogna che qualcuno ci metta la testa e la voglia, diciamo, con determinazione. Io credo che gli strumenti per potersi comunque interfacciare esistono, ogni territoriale, parlo delle nostre associazioni, ha un riferimento a dei numeri che sono rintracciabili tranquillamente attraverso il proprio sito, quindi se qualcuno ha necessità, ha volontà, ha interesse di interfacciarsi con un'organizzazione come quella di Apindustria, la porta non è aperta di più, quindi credo che forse questo non sia neanche un problema. Credo che sia la necessità che in ogni realtà nascano queste volontà, e condividere poi queste volontà, secondo me, è l'ultimo dei problemi. Ecco, cioè ci deve essere sempre una lampadina che si accende, che può essere l'amministrazione piuttosto che l'impresa, e poi su quella, secondo me, si costruisce la collaborazione. Cioè, credo che debba nascere sempre da un qualcosa che qualcuno alimenta, ecco, cioè, perché i rapporti, ribadisco, tra associazioni e amministrazioni, io che sono in associazione da 26 anni, ci sono strutturati, sono organizzati, addirittura sono calendarizzati, quindi rispetto ai vari livelli c'è questo interscambio di informazioni. Dopo sulle comunità energetiche così peculiari, dico, può essere un'idea, ma forse può essere più interessante che, al di là di costruire un modello che informi in maniera trasversale tutti, di dire ogni associazione, e io qui dico di Apindustria come le altre, siamo disponibili a
essere partner, a partecipare, ad aiutare le amministrazioni che in qualche modo vogliano iniziare un percorso. Questa disponibilità credo che sia sempre stata nelle corde anche della nostra organizzazione, però non lo vedo forse il vero problema. Cioè, io credo che più che conoscere se si fanno delle comunità è avere la volontà di iniziare a fare delle comunità e su quelle in maniera operativa lavorarci attorno, costruire poi il consenso nelle imprese, del territorio, delle persone e quindi creare poi quello che può essere quel valore che ad oggi tutti hanno espresso come importante nell'ambito di un, anche un nuovo, si diceva, paradigma di come si debba vedere, vedere un nuovo modo sia di consumare che di utilizzare. E credo che anche qui però ci tengo a sottolineare, ogni realtà ha una sua peculiarità e ricordo sempre che il dado è fatto da sei facce, non esiste la faccia migliore o la faccia peggiore, il dado è fatto da sei facce, quindi ogni faccia ha un suo valore e quindi credo che è importante anche che ogni realtà mantenga una sua connotazione, perché la sua connotazione fa parte di un suo DNA, di un suo modo di nascere, di essere, di pensare e deve essere incluso in altri, ma non deve essere né diciamo ridotto, mitigato, ma semplicemente deve far parte di un percorso comune di tutti. Quindi credo che questo sia, sia un messaggio anche importante, insomma, cioè siamo qui e ognuno di noi rappresenta degli interessi perché le nostre organizzazioni esprimono degli interessi che sono ovviamente legati alle, diciamo, ai soggetti che rappresentiamo. Ecco, quindi questo credo che debba essere sempre un, per me rimane un valore, ecco, cioè non dobbiamo diventare tutti uguali, dobbiamo diventare soggetti che insieme condividono le proprie diversità. Grazie. Noi volevo fare una domanda. Volevo chiedere al senatore, perché prima lei ha citato che adesso siamo nella fase delle piccole comunità e che poi si arriverà alle grandi comunità. Ecco, volevo capire qual è lo scenario delle grandi comunità. Sì, fortunatamente è abbastanza semplice da spiegare. In Italia ci sono 2000 cabine primarie, ci sono 8000 comuni, quindi mediamente una cabina primaria tiene 4 comuni. È ovvio che è una media assolutamente di trilussa, perché Roma ci avrà 4, 5, 6 cabine primarie e Desenzano sul Garda probabilmente con la sua cabina primaria fa anche i comuni vicini. Quindi il dato oggettivo è che abbiamo 2000 cabine primarie, quindi in questo momento il limite fisico geografico è la cabina secondaria, che è molto più piccola, molto 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 più piccola, quindi possiamo dire un quartiere di un paese, non un paese intero, un quartiere di un paese. E, entro fine anno dovrebbe arrivare il decreto attuativo che appunto consentirà di passare alla cabina primaria. E, ripeto, in Italia ci sono 2000 cabine primarie, quindi uno capisce che potranno essere comunità molto molto ampie. Poi l'altro limite tecnico è che in questo momento il singolo impianto non può essere superiore a 200 kW, invece domani arriverà fino a 1 MW il singolo impianto, con fra l'altro l'eccezione dei porti e dei luoghi, diciamo, della difesa, del Ministero della Difesa, non so esattamente cosa significhi, ma comunque diciamo i luoghi del Ministero della Difesa, questi hanno una deroga, quindi potranno fare comunità con potenze molto più elevate. Ecco. Noi a Desenzano nel novembre 2021 abbiamo portato in Consiglio Comunale una mozione proprio sul tema delle comunità energetiche che è stata approvata all'unanimità, dove sostanzialmente si spronava l'amministrazione ad aprire una strada su questo tema, coinvolgere i cittadini, informare anche le aziende, e da lì poi è stato sviluppato quello che è il progetto di fattibilità per le nuove piscine comunali, che saranno probabilmente la prima comunità energetica del territorio. Quindi Desenzano c'è su questo tema, è stato avviato un percorso, è giusto quindi che se ne parli, è giusto anche che la prossima amministrazione sia attenta a questo tema e porti avanti un progetto come questo o nei sviluppi di altri. Noi su questo tema sicuramente ci siamo, speriamo che lo facciano chiunque avrà l'onore di governare questa città. Io, se non ci sono altri interventi, ringrazierei di cuore veramente i nostri ospiti perché hanno portato dei contributi assolutamente utili, interessanti
e molto sostanziose su un tema così, così ampio e così poco conosciuto ancora. Ringrazio il senatore che ci ha portato il punto di vista della politica, di chi deve legiferare e rendere possibile poi l'attuazione di queste idee, di questi interventi. E vi invito, se volete venire in Piazza Cappelletti, facciamo un aperitivo, chi ha piacere ci trovate lì, e ringrazio ancora i nostri ospiti e vi invito a godersi il panorama innanzitutto e il soggiorno qui nel nostro territorio, che è assolutamente, assolutamente ottimo. Grazie a tutti, grazie anche a tutti.